C'è una lista stilata nel 1992 che attualmente conta solo 3 nomi. È la lista dei latitanti italiani di massima pericolosità. Al terzo posto di questa sfortunata classifica troviamo un autentico professionista dei sequestri di persona, tale Attilio Cubeddu, membro dell'Anonima Sarda, gruppo di criminali che a cavallo tra il 1960 e il 1999 organizzò ed effettuò il rapimento di più di 170 persone. Attilio fu arrestato nel 1984 e condannato a 30 anni di carcere. Evaso 13 anni più tardi, l'originario di Arzana ricominciò esattamente da dove aveva finito, rimanendo coinvolto in un omicidio e in 2 sequestri di persone. Ricercato in campo internazionale dal 1998, secondo molti Cubeddu sarebbe già morto da tempo. L'allerta, tuttavia, è ancora massima. Al secondo posto, Renato Cinque Granella. Nato nel 1949, Cinque Granella si legò fin da giovane alla Nuova Famiglia, organizzazione camorrista nata per contrastare la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Nel suo palmarès da criminale troviamo associazione a delinquere di tipo mafioso, detenzione e porto illegale di armi, estorsione e concorso in omicidio. Secondo gli inquirenti, Cinque Granella avrebbe preso parte al truculento assassinio di Giacomo Frattini, giovane camorrista torturato, ucciso e fatto a pezzi nel gennaio del 1982. Condannato all'ergastolo, il nativo di Napoli è latitante dal 2002. Dal 2018 è ricercato anche in campo internazionale per arresto a fini estradizionali. Guarda tutti dall'alto Giovanni Motisi, il latitante più pericoloso e ricercato d'Italia. Condannato all'ergastolo per omicidio, associazione di tipo mafioso e strage, Motisi è ricercato in campo internazionale dal 1999. Di lui si dicono tante cose: che abbia preso parte all'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che sia stato niente meno che il killer di fiducia di Totorina e che, a seguito dell'arresto e della morte di Matteo Messina Denaro, sia diventato il nuovo capo assoluto di Cosa Nostra. Quel che è certo, ad ogni modo, è che mai come oggi la sua cattura sia di una priorità assoluta. Promossa dall'Europol nel 2016, la figura di Giovanni Motisi, detto anche Upacchiuni, e cioè il grasso, compare nella lista dei criminali più ricercati d'Europa.